Io inizio dando il benvenuto alla scuola normale a tutti voi, ai convegnisti, a tutti i colleghi, agli allievi e ai nostri ospiti. E lo faccio anche a nome del direttore della scuola, il professor Fabio Beltram, che è stato trattenuto fuori sede da un impegno e mi ha pregato di porgervi il suo saluto più amichevole e i migliori auspici per queste due dense giornate che ci aspettano. Sono delle giornate che toccano un nodo di temi che riteniamo cruciale per gli sviluppi, per i metodi delle ricerche sul patrimonio culturale, per la loro capacità di dialogare tra loro e con le discipline contermini e con gli strumenti più aggiornati e vorrei dire più calibrati, più mirati offerti dalla tecnologia. Sono due giornate in cui, insieme a Lucia Faedo e a Sonia Maffei, teniamo veramente molto. Ci sembra infatti che rappresentino un ponte fra una tradizione moderna, relativamente recente ma molto ben radicata alla scuola, il nostro impegno di oggi, che è inscindibilmente didattico e di ricerca, e un futuro in cui sia possibile coinvolgere certamente i nostri allievi e attraverso l'uso mirato della rete una platea di studiosi, di studenti, diciamo pure di cittadini, sempre più vasta e sempre più esigente. Non spetta a me riandare alle radici lontane di queste giornate, fra le esperienze elaborate alla scuola e presso le istituzioni internazionali con cui ho sempre dialogato. Per questo darò ora la parola a Salvatore Settis, che certamente non ha bisogno di presentazioni. Mi preme però ricordare che dalla fine degli anni 70 l'elaborazione informatica di fonti e documenti storico-artistici ha trovato qui cittadinanza e sviluppi nuovi, grazie alla lungimiranza, che mi fa molto piacere ricordare, di Paola Barocchi e di chi l'ha seguita su quella strada e su tante altre nuove direzioni. E mi preme sottolineare il senso che la ricchezza, la molteplicità del programma di questo incontro può assumere agli occhi di chi in questa sede si è formato. È un programma, lo vedete, estremamente variegato, molteplice. Include ricerche sul mondo antico e la sua fortuna, visiva, erudita e collezionistica, sul Medioevo, sull'età moderna, su singoli complessi, su generi di manufatti, su tematiche trasversali, su fonti e documenti visivi e testuali, epigrafici e librari. È un programma molteplice anche perché i fini che ogni progetto si propone possono avere una gittata diversa dalla strutturazione e comunicazione di conoscenze abitualmente limitate alla ricerca erudita o del tutto nuove, fino all'intreccio fra le ragioni dell'indagine sul passato e quelle della conservazione per il futuro. Questa articolazione, così variegata per la formazione dei protagonisti, per gli interessi, per le priorità dell'indagine, è un proprium degli studi archeologici e storico-artistici della scuola, dall'antico al contemporaneo, e vorrebbe restarlo. Una tradizione che si avvia al mezzo secolo di vita e che, mentre valorizza le competenze specialistiche, vuole muoversi in decisa controtendenza rispetto alla settorializzazione dei saperi. Una frammentazione che oggi minaccia rovinosamente gli studi sul patrimonio culturale, che invece noi vogliamo imparare e insegnare a intendere, a documentare, che è la premessa per tutelare, nella sua totalità. Cedo quindi con molto piacere e gratitudine la parola a Salvatore Settis, emerito della scuola, a lungo direttore e anima di un laboratorio di ricerche e applicazioni informatiche al patrimonio culturale, in cui l'antico, il medioevo, la modernità, le fonti e le opere, la storia delle arti, le istituzioni, la tutela, hanno convissuto e dialogato in modo molto fecondo, proprio come speriamo che possa accadere in questi due giorni. Ringrazio dunque tutti voi per essere qui, ringrazio chi è stato preziosissimo per l'organizzazione di questo convegno, in particolare Lea Di Cosmo e Lorenzo Fatticcioni, e a tutti auguro buon lavoro. Grazie.